Buonasera, CEPASET è orgogliosa di presentare un nuovo format che siamo certi convincerà tutto il nostro grande e meraviglioso pubblico. Questo nuovo format si intitola Tu e chi non te lo dice con la mano alzata, tu. Trae spunto dalle famose parole di Andy Warhol circa il quarto d'ora di celebrità di tutti. Ma Andy Warhol, no? Parla, parla, bla bla bla, quarto d'ora, invece noi facciamo le cose. Perché? Perché realizzare delle fiction solo su personaggi famosissimi, ciascuno di noi, ciascuno di voi ha una vita meravigliosa da raccontare. Iniziamo oggi con la prima puntata di Tu e chi non te lo dice con la mano alzata, tu. Questa prima puntata si intitola Gino Gini, un'assordante minchia. Buonasera. Sono Gino Gini. Da dove iniziare? Dall'inizio, probabilmente. Ricordo ancora di essere passato per una strettoia minuscola che mi stringeva tutto dalla testa, un tunnel che sembrava non finire mai per uscire fuori in una stanza illuminata di bianco con dei personaggi che intorno a me parlavano, sentivo delle urla, sentivo gemiti e sangue dappertutto. Poi il mio ricordo immediatamente si sposta in un altro ambiente, una casa, e io arranco, arranco, non riesco a spostarmi così come vorrei, e tutto è enorme intorno a me, le persone gigantesche intorno a me. In piedi loro e io invece, sdraiato sul letto, impossibilitato a camminare, a procedere nello spazio, queste mani, ghi, queste bocche, queste facce addosso a me, un incubo. E poi immediatamente dopo ricordo questo ambiente, io avevo già ripreso a camminare e mi ritrovo insieme ad altri esseri come me, piccoli, con alcuni personaggi molto più grandi, su un banco molto più grande del mio, del nostro, che fanno domande e domande, dei veri e propri interrogatori, quando è nato quello, che cosa ha fatto quell'altro, ma io non conoscevo queste persone, lo giuro, non conoscevo queste persone di cui mi chiedevano informazioni, anche volendo non avrei potuto rispondere, non risposi. Poi mi sono ritrovato, ecco, nel mio ricordo, seppur vago, più o meno alla stessa altezza di questi esseri vaganti, e mi ritrovo in un posto dove faccio delle cose, metto a posto degli oggetti, parlo svogliatamente con altre persone e ricevo in cambio delle cose che credo siano soldi che mi permettono di comprare, fare delle cose. Poi succede qualcosa dentro di me. Comincio ad avvertire la necessità di incontrare una persona, qualcuno da completare, qualcosa che possa accogliere una parte di me, qualcuno che abbia le mie stesse caratteristiche, ma con dei vuoti al posto dei pieni che io mi ritrovo in una parte del corpo, ed ecco che comincia a sorgere in me l'idea che tutto questo prima o poi finirà, non so come, non so quando,
potrà durare per sempre e sempre con questa cosa nella testa, come qualcosa che parla ma io non la sento, come qualcosa che vedo ma che non riesco realmente a guardare con gli occhi, ascolto ma non sento. Mi viene in mente una persona di pietra, una statua più o meno in questa posizione che io vidi da qualche parte, di uno scultore credo francese. Ecco, io vedendo questa statua mi sono ritrovato molto in lui, sempre questa cosa nella testa che gira, gira, non saprei come chiamarlo. Ora sono qua a raccontarvi questa mia drammatica esperienza. So che non sono solo, che al di là dello schermo altre persone hanno vissuto questo mio stesso dramma, ma non è a loro che mi rivolgo naturalmente, ma a tutti gli altri che non sanno che cosa io posso aver passato nella mia vita. Buonasera.